Nonostante il maltempo durante il pomeriggio che ha messo in forte dubbio la realizzazione della manifestazione, San Leo da Vivere si è svolta ottenendo un buon successo di pubblico. L'edizione 2023 è stata gioco forza un po' ridotta ma comunque più forte del maltempo. Tra enogastronomia e shopping all'insegna della condivisione e del divertimento i cittadini hanno risposto con la loro presenza. La manifestazione è la prima di questa estate 2023 targata Confcommercio e sostenuta da Comune di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Una formula ormai vincente è quella di chiudere un intero quartiere al traffico e poter godere di strade ed esercizi commerciali in piena tranquillità. Il prossimo appuntamento è il 10 di giugno con Pescaiola da Vivere.